Sapete quanto durano in media i buoni propositi per dimagrire? Io ho smesso di farli, tanto non li mantengo mai! Secondo una statistica inglese commissionata dal British Polling Council, in media i buoni propositi per dimagrire durano massimo un mese. E c'è anche il link allo studio in descrizione. Ma perché non rispettiamo i buoni propositi? E di chi è la colpa? E soprattutto, buoni propositi o no, come fare per dimagrire? Questo è quello che scopriremo nel video di oggi. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, altri nuovi video. Ma perché falliscono i buoni propositi e di chi è la colpa? Beh, adesso preparatevi perché vi sconvolgo. La colpa è dei buoni propositi, che spesso sono irreali, irrealizzabili, esagerati, più un'idea, insomma poco pratici, belle speranze, diciamo. Infatti, ecco i 10 peggiori buoni propositi che molti di noi hanno provato e fallito. Io li so, voglio perdere 10 kg, dimagrirò con la dieta del dottor Squalozzi, non andrò più al ristorante, smetto di mangiare così dimagrisco per forza, dimagrisco con il detox, divento vegetariana, anzi vegana, anzi crudista, anzi fruttariana. Beh, se mi peso tutti i giorni sarò motivata a dimagrire, mai più sgarri, neanche un biscottino, salto la colazione e bevo solo caffè che fa dimagrire, inizio a fare sport per dimagrire. Tutti questi propositi sono troppo radicali, drastici e in certi casi anche pericolosi per la salute. Secondo voi qual è il peggiore e qual è la sfida più difficile per dimagrire? Scrivetelo nei commenti. Ecco invece cosa bisogna fare secondo uno studio sulla pubblicazione Obesity. Al corpo per dimagrire servono due cose: gradualità e personalizzazione. Il corpo vive le diete radicali come un pericolo perché squilibrano il metabolismo e affamano il corpo. E questo ha due gravi conseguenze. Uno, il corpo per le sue necessità prende i minerali e i nutrienti dalle ossa e dalla massa magra perché per lui è più facile. Due, appena si interrompe la dieta si riprendono tutti i chili persi perché il corpo è denutrito, il metabolismo è compromesso e cerca di recuperare facendo magazzino. Per dimagrire bisogna seguire una strada funzionale, non terroristica e naturale. Ottimizzare lo stile di vita, le abitudini, l'attività fisica, l'alimentazione. E tutto in modo personalizzato per ognuno di noi. Questo è il vero segreto per il dimagrimento naturale rapido, che dura nel tempo e non mette a rischio la salute. In descrizione trovate il link alla playlist con tanti consigli gratis per dimagrire senza dieta, secondo la naturopatia e il mio metodo. Se qualcuno vuole essere aiutato e desidera un coaching personale con me, io ci sono. Seguite il link sempre qui sotto e scrivetemi. Se ami anche tu la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao!